Benvenuti, siamo con Antonio Del Corvo, presidente della provincia dell'Aquila, rappresentante delle istituzioni, ma anche uomo dalla lunga militanza politica nel PDL e prima in altri partiti. Come vede questa crisi del PDL? Lei soltanto 2 anni fa ha avuto un ottimo risultato nella Marsica e anche in larga parte del territorio aquilano. Cosa è successo a distanza di 24 mesi al partito che non riesce più a vincere ad Avezzano, addirittura all'Aquila non supera il primo turno? Ma io credo che sul campo hanno pensato due fattori. Il primo fattore è la crisi politica in generale, non c'è stato nessun partito che ha avanzato, chi ha preso i voti alla fine è stato Grillo. La stessa UDC che pensava di fare un plan in questa occasione si è vista ridotta. Quindi da una parte è pesata la crisi politica in generale e quindi la sfiducia in questo momento di crisi da parte dei cittadini nei confronti del sistema partitico. Dall'altra parte, su Avezzano in particolare, è pesata la mancanza di capacità di fare strategie, cioè alla fine noi ad Avezzano il PDL è corso da solo. Questo non ha reso possibile un aggregato che portasse alla vittoria. Credo che pure questo debba insegnare molto su quelle che sono le strategie. Quando siamo riusciti a mettere insieme forze anche diverse al PDL, vedi l'esperienza mia in provincia, perché poi tutto il merito non è mio, io con me avevo un bel po' dell'arco costituzionale dei partiti, cosa che non è successa ad Avezzano, anzi alcuni partiti tipo l'UDC che nella corsa alla provincia stavano con me, ad Avezzano hanno corso su altri fronti, Condivandolarsi. quindi il sistema delle alleanze va rivisto. Perché non si riesce a fare il territorio un discorso di alleanze? Ma perché non si riesce a fare neanche a Roma. Oggi a Roma nessuno ci dice quali saranno le coalizioni che affronteranno le prossime politiche. Quello che avverto io è che c'è da parte di tutti i rappresentanti romani paura di muoversi per primo per la paura di essere bruciati. Questo secondo me è il vero problema. Però se ne deve uscire fuori perché la politica deve ritornare a riacquisire il proprio ruolo, perché abbiamo visto che con il governo dei tecnici sì, possiamo mettere fine a certe problematiche del passato, ma non abbiamo nessuna strategia per il domani. Passiamo alla ricostruzione. La provincia ha un ruolo centrale insieme al commissario nell'indirizzo, nella pianificazione e nella firma delle intese dei piani di ricostruzione. Cosa sta facendo la provincia? Qual è il ruolo fattivo che sta ricoprendo l'ente? Ma il ruolo della provincia nella fase di ricostruzione sostanzialmente è un ruolo ordinario, ci viene dalla legge ordinaria. Tutte queste polemiche fatte negli ultimi 3 anni, provincia sì, provincia no, alla fine è dimostrato che è inutile, perché nel momento in cui un sindaco, lungimirante secondo me, ritiene che un piano di ricostruzione deve essere anche uno strumento urbanistico, perché diventa l'occasione per andare a risolvere problematiche annose del territorio, del proprio comune, della propria città, è chiaro che subentra quella che è la legge ordinaria e quindi la competenza urbanistica, viabilità. Ci sono tanti paesi che sono attraversati da strade provinciali, quindi quella competenza ci viene dall'ordinarietà che però nel caso dei piani di ricostruzione, in generale della ricostruzione, pensiamo alle pratiche delle case inagibili fuori cratere che il commissario ha assegnato alla provincia, cioè diventa anche un momento importante per la ricostruzione. Noi come lo stiamo affrontando? Lo stiamo affrontando cercando di accelerare il più possibile i processi. Spesso ciò non avviene, penso al Genio Civile, ho chiesto diverse volte di poter rafforzare l'organico, abbiamo questa convenzione che l'OPCM ci ha permesso di fare con Abruzzo Engineering, però pure lì abbiamo dei problemi perché i tecnici di Abruzzo Engineering non sono organici all'ente, quindi non hanno potere di firma. Certo. Quindi alla fine chi devono firmare sono quei 5-6 dipendenti della provincia che abbiamo sempre avuto. Noi siamo passati da 100 pratiche mese ad un picco pauroso nel mese di febbraio 2012 di 2000 pratiche depositate. Quindi, difatti adesso si è accentuato il ritardo, stiamo sui 3-4 mesi, stiamo cercando di recuperare, però non sarà fatto. E quando partirà la ricostruzione pesante, vera, quella diciamo Quando dei partirà centri la ricostruzione storici, ancora di pesante, questo più. discorso diventa ancora più importante. Infatti ho chiesto al Ministro che nelle prossime PCM se risorse per la provincia devono esserci, ma soprattutto per i tecnici, ma tecnici che abbiano un rapporto organico con la provincia, per cui abbiano potere di firma, quindi il tecnico che istruisce la pratica poi non deve passarla ad un'altra scrivania, ma nel momento in cui finisce l'istruttoria firma e finisce lì. Come va il dialogo con il governo, con il commissario?
rispetto anche a queste problematiche? Ma col governo praticamente sono ormai 6 mesi che stiamo in una fase di informativa, ancora oggi ci chiedono informazioni, credo che abbia ancora necessità di capire, l'hanno dimostrato anche recentemente con la visita del ministro a Piazza Duomo all'Aquila, non c'è ancora un'idea precisa di quello che si vuole fare, a parte adesso le contestazioni del sindaco Cialente, ma io credo che lo stesso ministro non abbia ancora le idee precise di cosa fare. Questo non va bene perché significa che già abbiamo perso 6 mesi, perderemo qualche altro mese e ci ritroveremo a ridosso delle prossime elezioni politiche, difficilmente troveremo attenzione in quella fase a Roma. Questo significa che dovremo aspettare il prossimo governo, il prossimo ministro, parliamo di settembre del prossimo anno, non credo che la città si possa permettere di questo. Quindi un'accelerazione in questo senso, e poi quello spiegato anche da Chiodi, secondo me sarebbe indispensabile. Poi se c'è qualcuno al quale non sta bene la soluzione prospettata, se ne farà una ragione. D'altronde quelle che sono le competenze ordinarie, abbiamo detto prima per la provincia, tanti hanno detto per 3 anni la provincia non c'entra niente con la ricostruzione, adesso tutti vengono a piangere se vogliono il giorno dopo, il giorno prima del deposito la pratica regione civile o il giorno prima della trasmissione l'intesa per l'atto di intesa. Cioè, bisogna capire sulle cose, è inutile fare demagogia, le problematiche ci sono e vanno affrontate, ma vanno affrontate adesso, fra un anno la vedo dura. Uno dei progetti che più ha a cuore la provincia, no? Che riguarda tutta la zona del Palazzo della Prefettura, anche con i privati della ex sede di Via Sant'Agostino, è stato al centro di un iter travagliato, lungo, nonostante la volontà dell'ente di procedere subito a caratterizzare un po' la ricostruzione del centro storico. Finalmente in bilancio avete recuperato delle risorse che serviranno almeno per la sede di Via Sant'Agostino, che sicuramente sarà il primo edificio pubblico che tornerà in centro. Com'è andata questa storia? Perché non si è fatta chiarezza da subito? Perché questo iter è così lungo? Ma no, lì intanto all'inizio del 2011... anche lì, come per altre situazioni, abbiamo preso la decisione di riappropriarci della procedura. Cioè, a differenza di quello che fanno altri, che ti rimandano o a volte al provveditorato, o a volte alla sovrintendenza, o a volte al commissario, noi abbiamo detto che questa storia deve finire, riappropriamoci della procedura. Nel momento in cui ho deciso di far rientrare la procedura all'interno della provincia, si è avviato il tavolo della conferenza dei servizi. È stato un tavolo difficile, anche perché l'intervento è molto complesso, parliamo del Palazzo Reale, uno degli edifici più importanti della città, che prima del terremoto ospitava la prefettura, però devo dire che alla fine, dopo 10 mesi, a dicembre, si è riuscito a firmare questo accordo di programma. Tra l'altro, proprio il 16 maggio scorso, ho firmato il decreto definitivo di variante urbanistica pubblicato sul Bur il 16 maggio, che quindi dichiara la indifferibilità e l'urgenza dell'opera, e proprio l'altro giorno, il 20 giugno, il Consiglio Provinciale ha inserito questa opera nel proprio bilancio e oggi possiamo dire che la provincia dell'Aquila è il primo ente locale del cratere, perché altre carte, come ricordava qualche consigliere l'altro giorno in consiglio, l'ente locale parla per atti amministrativi, non per conferenze stampe o per programmi, faremo, diremo. Credo che l'unica delibera che abbia un'opera scritta in bilancio cantierabile, cioè cantierabile significa che domani mattina potrebbe essere pubblicato il bando di gara, se si chiude il discorso finanziario, è la provincia dell'Aquila ed è questo progetto qui. Che l'accordo di programma non riguarda solo il Palazzo Reale, ma riguarda tutta l'area, quindi anche il palazzo su via Sant'Agostino. Tra l'altro, con un lavoro certosino fatto con il settore finanziario dell'ente, siamo riusciti a recuperare delle risorse che nel passato erano state messe da parte per la famosa sede unica dell'ente, si è sempre parlato di fare la sede unica della provincia, e con queste risorse riusciremo a finanziare, nel caso in cui il governo non ci finanzi gli interventi, il primo dell'immobile, che è quello che dà su via Di quanti Santa soldi parliamo? Parliamo di 15 milioni e 600 mila euro per un edificio che ha una superficie complessiva di 4.700 metri quadrati, di cui 700 metri di parcheggio sotto e 4.000 metri di ufficio sopra, quindi non è un intervento abbastanza importante. Rispetto al vecchio palazzo c'è quasi un raddoppio della superficie dedicata ad uffici, per cui
diventa importante e fondamentale per noi, anche perché in questo modo andiamo a sgravare il bilancio degli affitti che ci siamo dovuti accollare. L'intesa con il Ministro è che tutto l'intervento venga riportato all'attenzione del CIFE per il finanziamento nella sua complessità, ma se ciò non dovesse avvenire in termini brevi, parlo luglio, massimo agosto, la nostra intenzione è spacchettare l'intervento e quindi partire con il primo immobile in via Sant'Agostino con i fondi della provincia. Grazie.